Il tema è quello di trovare delle risorse, quindi la flessibilità per poter fare la manovra dove le misure proposte dal Movimento 5 Stelle e le misure proposte dalla Lega non siano un pannicello caldo, ma siano delle misure che abbiano un impatto effettivamente sull'economia e sul Paese. Quindi andiamo a stasera, probabilmente domani che rifate la Sì, trasmissione avrete qualche perché oggi informazione c'è un maggiore, perché incontro oggi c'è importante, l'incontro, c'è c'è il un vertice, vertice, c'è perché Tria, c'è si Di sa che Maio, c'è c'è Salvini e una c'è il posizione, presidente del del ministro, Consiglio Conte. che fa il suo lavoro, ovviamente è molto rigida. Quindi ferma Sì. sull'1,6-1,7. C'è la posizione invece di Matteo Salvini e di Di Maio che dicono insomma l'Europa non dirà di no a questa nostra richiesta, anche perché il prossimo anno ci sono le elezioni europee, quindi l'Europa è abbastanza Quindi chiediamo debole, ecco, all'Europa di poter di poter sforare un sforare, come pochino. peraltro è già stato fatto dalla Francia e E Germania. Quindi arrivare a quanto? questo mi fa una domanda, mi mette in difficoltà, ovviamente, perché Vabbè, noi abbiamo dei un'idea, leader un'ipotesi. di riferimento, potrebbe essere il 2,2, il 2,5, 2,2, che sarebbero quelle risorse necessarie e sufficienti sia per attuare il reddito di cittadinanza, per la riforma importantissima della quota 100, e quindi con la cancellazione della Fornero, 62 anni, 38 anni di contributo, tenendo conto di quelli che hanno cominciato a lavorare Molto molto, presto, molto presto, perché bisogna perché se hai sempre 38 anni di ovviamente contributi e ne hai 62 all'anagrafe, hai lavorato presto, tutelarli, che presto. dia la possibilità di fare la manovra sulla flat tax dei minimi, eliminando tutta quanta la contabilità, però questa parte dal 2019, perché sapete che se partiamo anche il 1 gennaio del 2019 con la flat tax, il pagamento delle imposte arriva nel 2020, quindi gli effetti sul 2019 sono solamente per l'IVA, perché questo tipo di imposizione è una tassa piatta, una tassa unica che esclude tutte le altre.